Allora, 3-1, 3-1, questi risultati parziali tra il primo e il secondo tempo, totale 6-2, te sei. Oggi però è stata un po' sofferta questa vittoria per Real Quadrifoglio. È stata un po' sofferta perché stavamo sottotono, siamo partiti lenti e non riuscivamo a fare come al solito, a chiudere subito la partita. Però ci siamo impegnati e siamo riusciti piano piano con le nostre forze a spuntarla. Allora, voi vi aspettavate che comunque questa squadra avversaria fosse veramente dura da scardinare, soprattutto la difesa? Lo si è notato subito dall'avvio di gara, pronti partenza via, la prima occasione vera, vi hanno un po' sorpreso con il vantaggio. Sì, siamo stati distratti durante la partita e gli abbiamo lasciato un bel po' di occasioni. Alla prima azione è arrivato il gol perché a volte ci scordiamo l'uomo e ci siamo rifatti e siamo migliorati con l'andare della partita. Ma che cos'è che vi ha svegliato? Un po' le urla del mister o un po' vi siete anche guardati in faccia dicendo tentiamo di alzare il ritmo? Diciamo che sappiamo che le partite ce l'abbiamo sempre in mano, però ogni partita gli avversari ci mettono tutto e provano sempre a metterci in difficoltà. Questa volta è stato più difficile del solito andare a chiudere la partita e il mister c'è sempre la solita carica che ci porta a chiudere la partita. Invece con Cristian Karpiuk una doppia ammonizione, forse qualche parolina di troppo è volata, non è piaciuta al direttore di gara, riesce comunque però a sorridere, anche se però la tua squadra poi ha dovuto far meno di un portiere. Vero, tra l'altro, l'unico. Vabbè, è stata una partita di alta intensità, l'abbiamo preparata bene, penso di averla giocata bene, però con le ammonizioni c'è stata tanta rabbia, tanta grinta e alla fine sono stato espulso, succede. Non è un caso che comunque sia dalla quarta forza del campionato, nonostante, come io ho ripetuto più volte nel corso della cronaca, c'è un risultato pendente, non è stato omologato, quello della settimana scorsa. Vabbè, sì, siamo quarti, il risultato che l'altra squadra ha fatto ricorso, non so per quale motivo, aspettiamo la decisione del giudice sportivo sperando che ci dà la vittoria meritata. Allora, al di là di questa sconfitta, però la Siepe sa ripartire e soprattutto sa far quadrato in virtù a partire proprio da sabato prossimo. Vabbè, sabato oggi abbiamo un'altra partita, oggi abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato, la squadra molto brava, preparata, che sabato prossimo invece abbiamo la seconda che ce la metteremo tutta. Del resto voi ve le giocate tutte, come sì, dite sempre. Sono tutte le finali. Non è più solo un divertimento, ma no. È bello far vedere anche qualcosa di serio. Certo, le prepariamo bene, cerchiamo sempre di vincere qualsiasi sia l'avversario. Bene, grazie anche a Cristian Karpiuk che riesce anche a sdrammatizzare nonostante quel cartellino rosso con Nantesei. Chiudiamo, alzare l'intensità in queste circostanze, bisogna avere molta pazienza. Sì, ogni partita pensiamo di chiuderla subito, è proprio lì che pecchiamo, bisogna alzare subito l'intensità, andare a mille e che ogni partita col tempo possiamo portarla dalla nostra parte.